Assessore, come sportivo che consiglio si sente di dare per vivere responsabilmente la montagna? Ma guarda, la montagna è bellissima, è il luogo ideale dove fare sport, bisogna conoscerla, c'è sempre un imprevisto e quindi penso che un manuale del genere sia molto importante. Mi fa particolarmente piacere che il Presidente Viviani abbia scelto la Regione Lombardia per presentare questo manuale, perché sottolinea ancora di più l'importanza di fare sistema tra, diciamo, tra i vari soggetti che operano in montagna. La Regione Lombardia ha chiesto a ERSAF di fare un censimento sulla sentieristica e tramite ERSAF si coinvolge anche il CAI perché è necessario il suo aiuto. Insieme al sottosegretario Parolo vogliamo fortemente una legge sui sentieri, quindi abbiamo chiesto al Presidente di istituire un tavolo interassessorile, ovviamente guidato dall'assessore del Tenno perché è di sua competenza, però vorremmo veramente arrivare a una legge sui sentieri. Anche se non erro il programma per l'Expo, no? Per quanto riguarda esatto, il vostro assessorato. Sai, anche per mettere un po' in rete tutti i bei rifugi che abbiamo sulle nostre montagne. Il 40% del territorio lombardo è montano, quindi va valorizzato. Questo fa un po' il paio anche dal punto di vista della formazione con l'iniziativa che si completerà proprio questa settimana, Scuola in Movimento, ce la riassume proprio in sintesi. Questo è un altro bellissimo progetto che stiamo portando avanti con l'Ufficio Scolastico Regionale e il CONI e il CIP e con l'ANCI e l'UPL. In pratica anticipiamo il progetto nazionale del CONI del MIUR e riusciamo, dando un bel contributo alle scuole, per affiancare al maestro nelle scuole primarie un esperto di educazione fisica, quindi un laureato di educazione fisica. Questo pensiamo che sia molto importante perché da un punto di vista educativo iniziano a conoscere il proprio corpo, quindi a coordinarsi meglio, però può essere anche un'occasione per, tramite gli esperti, insegnare i corretti stili di vita, quindi dall'alimentazione a tutto il resto. E nel prossimo servizio andiamo a sentire quali accorgimenti bisogna adottare quando si va in montagna. Quali sono, diciamo, i cardini che sono contenuti in questo manuale? Sono le informazioni basi, ma complete, per qualsiasi voglia avvicinarsi alla montagna, in tutte le sue specialità, in tutte le sue manifestazioni. E dovrebbe essere un vademecum per chi inizia o si approccia o per chi vuol conoscere della montagna gli aspetti più completi. La montagna cos'è? Cosa riserva? Ricchezze, potenzialità e pericoli. E quindi come affrontarla, come attrezzarsi, come prepararsi. Come si comportano i lombardi nei confronti della montagna? Sono responsabili oppure no dei vostri dati che avete? I lombardi si comportano bene, nel senso che comincia a entrare nella cultura di tutti in generale, anche grazie all'opera del CAI e del Soccorso Alpino, l'idea che bisogna consultare il bollettino delle valanghe per quanto riguarda la frequentazione invernale, siamo in questo tema. E quindi al di là di idee di qualcuno di andare a proibire la frequenza della montagna, è sicuramente quella di consultare, di informarsi sulle condizioni ambientali che poi permette di frequentare con maggior sicurezza la montagna. Rispetto invece alla presentazione del manuale di oggi, devo dire che è un manuale che vede il raccordo fra tutte le specialità di frequenza della montagna, l'alpinismo, l'escursionismo, l'alpinismo giovanile, la scienza, l'ambiente, la speleologia, ed è in qualche modo un coordinamento che ha avuto il suo germe in Lombardia e poi si è esteso a tutto il CAI nazionale, quindi è con soddisfazione che presentiamo questo manuale unitario qui in Regione Lombardia. È stato elaborato questo manuale su che basi, in quali delle fonti? Questo manuale esce dopo 30 anni dall'ultimo, è un manuale non super specialistico, quindi adatto anche ai frequentatori non super tecnici, ed è l'esperienza di tutte le commissioni specialistiche del CAI che unitariamente hanno fatto proprio la cultura di 150 anni del Club Alpino Italiano. Molta gente si avventura in montagna con una scarsa preparazione, non conosce l'ambiente
e spesso ha fretta di raggiungere delle prestazioni. Invece la pratica della montagna richiede del tempo per conoscerla, richiede un'umiltà di approccio e richiede di affrontare con gradualità le difficoltà. Il CAI può offrire queste opportunità di conoscenza tramite dei corsi di base e anche avanzati, ma naturalmente l'esperienza si acquisisce nel tempo. E quindi le cause principali di incidenti da valanga sono ad esempio la scivolata sul sentiero, la perdita di orientamento per cui le persone non riescono più a trovare il percorso e restano fuori di notte e purtroppo perdono la vita, la scivolata sul pendio erboso. Le valanghe di per sé, di cui si cita spesso, hanno un'incidenza molto bassa negli incidenti da valanga, circa l'1%. I funghi 4%, pericoli principali che possono essere i fulmini, che possono essere i pendii ghiacciati, l'uso di una certa attrezzatura. Spesso le persone vengono coinvolte e hanno scarpe non adatte, vestiti non adatti e contano soprattutto e sempre su un intervento del soccorso alpino immediato. Invece le persone devono capire che il soccorso a volte non può essere immediato perché a causa di condizioni avverse del tempo i soccorritori possono partire più tardi. E quindi considerando che un incidente da valanga, una persona sepolta ha 18 minuti per avere buone probabilità di essere recuperato vivo, conta molto non tanto il soccorso esterno, ma l'autosoccorso che i compagni di gita possono prestare nei primi minuti dall'incidente. Quindi noi parliamo di autosoccorso. Il soccorso organizzato purtroppo quando interviene dopo un'ora, un'ora e mezza, purtroppo spesso trova persone già decedute. Quindi prevenire soprattutto. Prevenire.